Un saluto a tutti da NG Security. Oggi siamo con il professore Marco Armoni, che attualmente ricopre la prestigiosa posizione di presidente del comitato scientifico presso l'Ente Nazionale per la Trasformazione Digitale, sotto la presidenza del Consiglio dei Ministri. Buongiorno professore. La direttiva NIS2 introduce nuovi obblighi di cybersicurezza. Quali sono i principali fattori di rischio e come mitigarli per evitare incidenti e sanzioni? Mentre la NIS era focalizzata principalmente sugli operatori di servizi essenziali e sugli fornitori di servizi digitali, la NIS 2 porta praticamente a casa tutti, perché da analisi che abbiamo fatto non vediamo aziende che possano essere al di fuori di questo campo d'azione. I principali fattori di rischio sono tutti i fattori derivanti da una cattiva gestione della sicurezza. Vuol dire che se io gestisco male la mia sicurezza, sia da un punto di vista tecnologico che procedurale, è chiaro che andrò a cadere nella possibilità che si creino degli incidenti informatici. Oltre a procurare dei danni, c'è anche il fatto che se l'azienda non aveva aderito a questi protocolli di sicurezza, rischia anche una sanzione. Le sanzioni, che sono molto elevate, quindi da 10 a 20 milioni, però calcoliamo che la sanzione minore principale siano circa 150.000 euro, anche se il vero calcolo sanzionatorio non è ancora ufficiale. Sicurezza, teniamola presente, parte da un concetto fondamentale, la cosiddetta triade, che dice che i dati all'interno dell'azienda devono essere disponibili, devono essere integri e devono essere accessibili solo alle persone che hanno effettivamente necessità. Cosa vuol dire questo? Traduciamo in un ospedale. L'impiegato amministrativo non ha nessuna necessità di andare a vedere i dati medici di reparto di una persona ricoverata, quindi non deve avere accesso alle cartelle mediche se non per la parte amministrativa. Altrettanto gli infermieri non devono avere accesso, perché non è richiesto, alla parte amministrativa, quindi al costo che ha il paziente all'interno dell'ospedale, sia che sia pubblico che sia privato, tanto un costo esiste sempre. Pertanto bisogna che le aziende mettano in piedi questi principi e quindi che rendano accessibili i database piuttosto che i file esclusivamente a chi ha diritto di vederli. Se un determinato sistema non rende i dati disponibili, ci dovrà essere un tempo nel quale questo dato dovrà essere ripristinato ed essere reso di nuovamente disponibile. Ora immaginiamoci in una struttura sanitaria, ad esempio, cosa vuol dire se il database o il sistema che gestisce il pronto soccorso non è disponibile, quindi i dati non sono disponibili. Succede che chiaramente le persone che arrivano in pronto soccorso devono aspettare, perché il triage non va avanti, le visite non va avanti, gli esami non vanno avanti. Questo vorrà dire che probabilmente dovremmo adottare delle soluzioni, che potranno essere delle soluzioni di alta affidabilità, disaster recovery, a seconda, ma dovranno essere adottate. Il dato deve essere integro, cioè dall'inizio alla fine della sua vita il dato non può essere manomesso se non dalle persone che effettivamente hanno il dovere di modificare quel dato e il diritto di poterlo fare. Tutto questo in che cosa si traduce? Chiaramente nell'andare a mettere in piedi degli aspetti tecnologici e procedurali. Abbiamo parlato di alta affidabilità, un database che ha un'istanza sola, muore da solo, quindi devono essere due database. Ma il concetto fondamentale, che purtroppo molti non hanno, è che tutti questi impianti devono essere monitorati. Quindi è logico che nel momento in cui ho la doppia istanza di database, ne è andata giù una ed è salita l'altra, è chiaro che se questo è trasparente e non c'è un monitoraggio, nessuno saprà che la prima istanza è andata giù. Quindi è fondamentale andare a mettere in piedi un monitoraggio, per cui i tre pilastri della sicurezza: confidenzialità, integrità e disponibilità, o availability come la diciamo in America, e sicuramente a ruota immediata il monitoraggio delle infrastrutture, dei dispositivi e degli apparati che compongono questo lavoro. Professor Armoni, noi la salutiamo e la ringraziamo per il suo prezioso contributo.